Stiamo vivendo la pandemia, il coronavirus, e rischiamo non soltanto la salute e la vita, ma anche la carestia. L'economia va in disastro perché per sfuggire alla malattia e anche ai contagi, si chiude tutto. Chiudono anche le imprese, le grandi imprese, ma cercano un po' di, con le dovute cautele, ma le piccole imprese, quando è chiuso completamente, falliscono. E quindi siamo nella carestia, c'è il rischio della carestia. Ma come dice il Vangelo, non abbiamo né paura né di perdere la vita, perché è nelle sue mani. Perché se ragioniamo, non è nelle nostre mani la vita. Perché il contagio non prende a tutti, come tutte le peste, le pestilenze, tutte le pandemie ci sono state nei secoli. C'è stata l'immunità di gregge, si dice. Oggi si cerca in tutti i modi di sfuggire al contagio, è una buona cosa. Però io ho visto che gente con tutte le cautele ha avuto il contagio e qualcuno, e alcuni sono morti. Riguardo all'economia, il nostro governo ci sta pensando, cercando di aiutare e di avere contributi dall'Europa. Questo in maniera umana, ma in maniera divina. Dobbiamo essere veramente cristiani, non avere paura né della malattia e nemmeno del futuro. Ma oggi, confidando in Dio, ci basta la pena di ogni giorno per poterla affrontare e superare, sempre con l'aiuto di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Statevi bene. Signore sia con voi, Signore vi custodisca e protegga, Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia, Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi, con voi rimanga sempre, specialmente sugli ammalati terminali che soffrono di più, che le assistono e soprattutto ora diciamo per i disoccupati, per i carcerati, per le persone sole e abbandonate, per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre nostra, perché è Madre di Dio, e San Giuseppe, Patrono della Divina Provvidenza, San Francesco, Sant'Antonio, San Corrado, Confalonieri, tutti i santi e gli angeli, come San Michele Arcangelo, perché tutti noi possiamo avere consolazione, conforto e fiducia nella Divina Provvidenza. Alleluia. Statevi bene. Abbiamo proclamato il Vangelo della continua adesione a quello che è il programma di Dio e la lode al Signore della sua provvidenza. Oggi diciamo purtroppo
pur essendo cristiani. E come faremo? Se io non lavoro, se io non mi do da fare, chi mi dà da mangiare? Allora c'è tutta la corsa, una corsa per il posto fisso, c'è tutta una corsa per guadagnare più denaro. E si trovano tutti i modi per trovare denaro. C'è la truffa, c'è l'imbroglio, c'è le grandi truffe, le piccole truffe. In modo tale che se uno ha accumulato tesori sulla terra, è sempre un furto. E si sa benissimo, però si sa, ma è come se non lo sapessimo, che questi beni volano via. Allora il Signore ci dice, non preoccupate, non preoccupate. E fa un esempio, due esempi classici. Gli uccelli del cielo non mietono, non ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. E poi un altro esempio sul vestito. Se guardate i fiori del prato, si aggiante i colori di varie qualità, e dice Gesù, nemmeno Salomone, per quanto potesse essere ricco, può vestire quei colori sgargianti che dà la natura. Ora, se il Signore, se il fiore del prato durano, perché durano, e poi quando si seccano, vengono bruciati, quanto più voi che siete miei figli, non mi preoccuperò di voi. E questo è il nostro guaio. Gesù dice, gente di poca fede, cercate prima il regno di Dio. Tutte le altre cose mi saranno date in aggiunta, in sopra più. Come francescani lo possiamo testimoniare. Sia del primo ordine, sia del secondo ordine, sia dell'ordine francescano secolare. Quando si serve Dio, quando si confida in Dio, non manca niente, perché giustamente la vita non vale più del vestito e il corpo non vale più del cibo. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi diciamo, se buoni cristiani, Dio provvederà. Qualcuno dice una parola, eppure è così. Dio è nostro padre e noi siamo i suoi figli. Se lo cerchiamo, lo troviamo. E un padre, se vede il figlio che è scalzo, non c'è bisogno che lo domandi, gli darà le scarpe. E poi c'è l'ultima parola che bisogna proprio tenere in mente. Non pensiamo al passato e nemmeno al futuro. Ogni giorno ha la sua pena. Ogni giorno. E ogni giorno affrontiamo
questa difficoltà e la risolveremo. Cominciamo al passato perché il passato ci opprime e non ci fa vivere. Cominciamo al futuro perché ci spaventiamo e chissà come andrà a finire. Invece confidiamo nel Signore, siamo nelle sue mani, nella vita e anche nella morte, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Alleluia. Per noi francescani e anche per noi siciliani è un giorno particolare. San Corrado Confalonieri, nato a Piacenza nel 1290. La sua conversione risale a un grande peccato. Provocò un incendio e accusò un innocente. Poi, pentitosi amaramente, lui con la moglie decisero di consacrarsi al Signore. La moglie entrò in monastero, lui abbracciò l'ordine francescano secolare. Però, dato che ha venduto tutti i suoi beni e dato ai poveri, si girò un po' tutta l'Italia. Poi andò a Malta. Da Malta stette poco tempo, riprese il mare e approdò a Noto. A Noto visse in eremitaggio fino alla fine della sua vita. Accorrevano a lui per consigli, miracoli, guarigioni, liberazioni. Tanto che alla sua morte fu chiamato subito beato, e poi proclamato santo, patrono di Noto. Come Vangelo ho scelto San Matteo, capitolo 6, versetti 24-34. Nessuno può servire a due padroni. O oderà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non guardate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i fiori del campo. Non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Al Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani verrà, avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno
basta la sua pena. Parola del Signore, lode a te, o Cristo.